Allora, questa notte ero insieme a tanti altri sui sentieri della Val Clarea. Come tante altre volte, durante il giorno e durante la notte, io sono stata a manifestare per difendere questa valle, perché io vengo da Pisa, ma mi sento una no-tav, sento di poter dire che sono una no-tav. E a un certo punto questa notte è partita la carica molto forte e ci hanno chiusi, ci hanno imbottigliati, ci hanno fatto una specie di trappola, non c'era spazio per riuscire a scappare. C'era una pioggia di lacrimogeni, non funziona. Sì, un uso spropositato. Come sempre, un uso spropositato di lacrimogeni e di gas CS, tanto che ogni volta che salgo in valle io mi porto i miei limoni e la mia bottiglia di acqua e Malox, che sono state le due cose che mi sono state contestate questa notte in questura, la presenza nel mio zaino di acqua e Malox e dei limoni. Io ho dichiarato che, sapendo come agiscono e come si comportano le forze dell'ordine di questo paese, soprattutto in questa valle, io vengo, diciamo, attrezzata. Quantomeno cerco di avere dei materiali antagonisti a questo veleno che ci stanno facendo respirare ormai da anni. Io stavo cercando di risalire lungo il costone. Mi hanno manganellato alle spalle, mi hanno trascinato a terra, non si vedeva niente, non respiravo più, ovviamente c'erano tantissimi CS, quindi non riuscivo neanche più a capire dove ero, dove non ero. Mi sono messa in posizione di sicurezza, ho cercato di proteggermi per quanto potevo da calci, pugni e manganellate che arrivavano, e sono stata portata dentro al cantiere. Il tratto da dove mi hanno fermato al cantiere sono stati 10 minuti di follia, pura follia, perché mi stavano già trasportando e è passato un celerino che ha deciso di tirarmi una manganellata e spaccarmi la bocca. Ho 6 punti sul labbro esterno e 2 all'interno del labbro. Passavano e mi toccavano, mi hanno toccato nelle parti intime, mi hanno toccato il seno, insulti, puttana, sei una puttana, mi hanno sputato, era meglio se stavi a casa tua. Insomma, per una donna no, non è piacevole trovarsi in una situazione del genere. Una volta arrivati dentro il cantiere, la situazione è un attimo cambiata, forse perché, appunto, come dicevi, c'erano i PM e quindi non hanno potuto esagerare. Comunque, ogni volta che arrivavano i plotoni che rientravano ci insultavano, ci sputavano. Una poliziotta, la ricordo bene, una poliziotta con i capelli biondi, conosciamo bene, mi ha sputato, mi ha chiamato puttana più di una volta. Io ho chiesto da subito, da quando siamo entrati, io ho chiesto un medico, perché mi rendevo conto che avevo sangue che usciva da tutte le parti, sangue sulle mani, sangue sui vestiti. Gli altri che erano con me, io sono arrivata, c'era soltanto Mattia, credo, Mattias. Poi, mano a mano, sono arrivati anche gli altri. Sono arrivati i medici della polizia, mi hanno visitato e hanno chiamato il responsabile del reparto che mi aveva fermato, dicendo che dovevano portarmi immediatamente al pronto soccorso.
questo immediatamente è diventato praticamente quasi 4 ore dopo, perché dopodiché ci hanno trasferito con i cellulari fino in questura a Torino. Alle 3.17 passavamo da Vigliana Ovest, ci hanno trattenuto, ci hanno identificato e poi sono arrivati i medici del 118 e ci hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso, dove ci hanno medicato, ci hanno curato. Io ho avuto la possibilità di incontrare Luke e Mattias, sì. Romano, e stanno bene, non hanno gravi lesioni, stanno bene, sono in mano di questi delinquenti, però stanno bene, fisicamente stanno bene. E poi ci hanno riaccompagnati di nuovo in questura, agli altri hanno notificato l'arresto, a me hanno deciso di liberarmi con il capo d'accusa aggressione, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale in concorso con gli altri. E niente, questo è quello che è successo a me stanotte, è successo ad altri, come è successo a me questa notte, è successo in altre occasioni qua in Val di Susa con altre persone, è successo qualche settimana fa a Roma, che durante un corteo per difendere il diritto alla casa una ragazza è stata manganellata e malmenata. Questo è quello che ci aspetta. Tornerò in Val di Susa. Grazie.